Ciao a tutti i relatori, sono sempre io, il vostro amico Federic 95 Ita e vi do il benvenuto nel 15° episodio della mia guida completa al 100% di leggende Pokémon Arceus! Allora, abbiamo un Electrode, o meglio, un re da andare a calmare, visto che un fulmine uscito da uno di quei archi alle mie spalle l'ha fatto diventare molto scontroso. Tra poco lo raggiungeremo, ma non prima di avermi lasciato un bel mi piace, un commento qui sotto e l'iscrizione, che ricordo è fondamentale per ricevere sempre le notifiche dei video, così che sarete sempre informati sull'uscita in tempo reale. Ricordo inoltre che ho a disposizione di tutti voi un server Discord, dove ogni sera mi ritrovo con tutta la mia fantastica community di allenatori a giocare, scambiare e fare tante cose divertenti insieme. In più, se siete dei veri appassionati, io lo ricordo sempre, FedericStore.it in descrizione di questo video per acquistare materiale Pokémon anche scontato. Se siete dei veri appassionati, non potete di certo non prendere qualcosa, no? Allora, siamo qui con il nostro Sneasel in queste rovine. Non male, ragazzi, eh? Noi eravamo lì su. Prima di andare da Electrode, direi di esplorare questa zona. Voi che ne dite? Sembra alquanto interessante. Abbiamo le statue di Palkia e di Alga. Siamo proprio sul Monte Corona qui, quindi... Wow! Di Alga e Palkia. Ma, ragazzi, sbaglio o sulla mappa qua dovremmo essere a Evopoli? La città dove c'è la statua di Alga e Palkia uniti insieme? Non è che alla fine del gioco effettivamente sia il team Perla che il team Diamante, non so, raggiungono un compromesso e quindi creano, no, così, una statua con entrambi i Pokémon uniti? Potrebbe essere una teoria buona? Non so, sta di fatto che lo scopriremo durante il gioco. Anche se il Bosco Evopoli io qui non lo vedo, eh. È la statua di un Pokémon dall'aura divina. Probabilmente veniva venerato nell'antichità. Chissà se un giorno il team Perla e il team Diamante uniranno le loro forze. Potrebbe anche essere, eh? E qui ci dovrebbe essere una fiammella. Infatti, è incredibile come le fiammelle si vedono molto di più di notte, eh? Allora, fatto questo, lassù c'è anche un unknown. Ma ragazzi, ricordo che la missione degli unknown, quindi Y, eccoli qua, la faremo successivamente, ok? Mi dedicherò un episodio completo solo agli unknown. Ragazzi, noi potremmo già passare al grado 6, ma prima di fare questo direi di andare da Electrode, così che passiamo diretti al prossimo grado. E qui cosa c'è? Oh, un baule. Vai, apriamo e vediamo cosa si nasconde. Mega Ball. Benissimo. Forse c'è altro? Ci sono delle casse? Pokéball e polpetta di funghi. Attenzione a Gligar che ci vuole attaccare. Vai, apriamo anche questa e andiamo. Pokéball. Sono tornato anche alla base e me ne sono prese 132. Qui li abbiamo catturati quasi tutti. Però prendo su dovuto, per sicurezza. Preso, 3 su 3. Altra missione portata al termine. Raggiungiamo l'obiettivo. Tanto ormai ci siamo, no? Perfetto. Olè. Ragazzi, ce la faremo a superare questa prova? Quella di Arcanine era veramente tosta. Chissà se sarà lo stesso con Electrode. Benvenuto all'arena Accogliluna, il sito regale di Electrode. Ho tentato di fermarti, è vero, ma sotto sotto speravo che tu arrivassi fin qui. Forse sono le contraddizioni dell'animo umano ciò che spinge a maturare davvero. Io, meglio, membro del team Diamante, non desidero altro che compiacere il sommo sinno, dal momento in cui sono nato. Forza! Se pensi di poter battere un capitano desideroso di proteggere il suo re, ti concederò la possibilità di provarci! Via, Stunk Tank! Fagli annusare di nuovo il tuo tanfo letale! Non lo desidero troppo, però...
tra l'altro ancora non ho messo un buon Voltorb nel team, perché purtroppo non lo trovo con una natura adeguata. E di mettere un Pokémon che non ha la natura perfetta non è che mi va molto. Un lanciafiamme? Ci ha lanciato tre Pokémon insieme: Zubat, Sturkan e anche Scorupi. Ah, non penso di potercela fare solo con Typhlosion. Anche Scorupi ci va di tecnica potente e Vesuvio va giù. Mannaggia. Immagino che non sia proprio una lotta facile facile, sapete? Ok, Kleavor, proviamo a far qualcosa. Almeno contro Zubat penso di poterlo attaccare prima. Notte Sferza. Tremendi, eh. Ma attaccano solo loro, ma che è sta roba? Vai, attacchiamo lui, va. Roccia, potente. Dovrei farlo fuori con un sol colpo. Vai, uno in meno. Ci siamo. Mancano solo loro, perfetto. Morso. Notte Sferza. Perfetto. Già due Pokémon KO. Ursaluna dovrebbe andare benissimo contro un tipo veleno, no? Attacchiamo lei con scontro frontale. Mamma mia, quanto è grande! Wow, l'ha fatto esplodere. Bravo, Ursaluna. Comunque è troppo bello Ursaluna, ragazzi. Non ci posso fare niente. Io adoro Ursaring, ma vedere un Grizzly così... Vai, ancora scontro frontale. Bene. Perfetto. Penso che sia attualmente il mio Pokémon più potente, anche perché Kleavor ancora non è a livello 45. No! Non ho perso io! Hai vinto tu! Sono due cose diverse. No! Tu sei un po' pazzo, eh? Ah! Se solo avessi avuto più tempo! Più tempo per allenare la mia squadra e farla diventare ancora più forte! Ora capisco. Ecco perché Damon dice sempre che il tempo è prezioso. Il Team Diamante e il Somo Sino sono vere fonti di saggezza. So già cosa vuoi chiedermi. Vuoi sapere cosa piace Electrode per fare delle sfere Zen, vero? Allora, fermiamoci un attimo. Tra tutte le missioni che abbiamo fatto finora, questa è quella più assurda. Quella che mi è piaciuta meno. Però l'esplorazione con Sneasel è stata veramente apprezzata. Ma questo personaggio bocciatissimo, almeno per me. Meglio. Sai meglio? Meglio che non apparivi. Ecco, mi dispiace deluderti, ma non posso dirtelo. Ah, oh, mazza, oh. Se proprio ci tieni a sapere il motivo, è perché me ne sono completamente dimenticato. Ma che capitano sei? Te la sei forse presa? Arrabbiandoti non risolverai nulla, sai? Beh, qualche cazzotto potresti anche prenderlo. Ma, Damon, vedo che meglio ti sta facendo dannare, Federic. Perdonami, mi sono scordato di dirti qual è il cibo preferito di Electrode. Damon! Che vuoi? Guarda che ti ho sentito! Perché vuoi dirgli qual è il cibo prediletto di Electrode? Sei il leader del Team Diamante o no? Lascia perdere sta gentaglia del Team Galassia! Ascoltami bene, testa quadra! Hai visto o no in che condizioni è il re? Non provi nulla guardandolo soffrire a causa di quell'energia incontenibile! Ti sbagli! È in preda alla gioia per essere stato scelto dal Sommo Sinnoh! Chiunque deve affrontare delle prove per crescere e queste comportano angosce e dolori! Stai dicendo che la collera dei Pokémon regali è una prova data dal Sommo Sinnoh? No, non credo proprio! Per questo aiuterò Federic. Il team non ha importanza ora come ora. Bravo, Damon, diglielo. Anzi, non volevo limitarmi a dirgli che il materiale necessario è il minerale duro. Gliel'ho addirittura portato personalmente. Che poi, di minerale duro ne abbiamo raccolto un sacco nello scorso episodio. Ora forza, fabbrichiamo queste sfere Zen, va? E va bene. Dopotutto, sono pur sempre un capitano. Creerò queste sfere Zen. Tu sei odioso. Odioso. Mamma mia. Ecco. Ho creato una valanga di sfere Zen. Lasciale a Electrode, senza riserve. Ma ti avviso, la sua forza è sorprendente. Dubito fortemente che riuscirai a placarlo. Io intanto ci provo. Poi... Ragazzi,
Lo affrontiamo, che dite? Prima di fare questo, voglio andare a cambiare il tempo atmosferico, perché non voglio affrontarlo con la pioggia. Mi dà sui nervi. Quindi andiamo ad affrontarlo di mattina. Credite? Oh, bellissimo così. Ok ragazzi, io credo di essere pronto ad affrontarlo. Quindi userei Ursa Luna per colpirlo, anche se lui è di tipo erba. È un'erba elettro. Porca miseria. Cavolo. Erba elettro. E va bene. Voliamo all'arena Accogli Luna. Quindi torniamo lì. Perfetto. Direi che ci siamo. No? Affrontiamo questo Electrode. Sei comunque così imprudente da affrontarlo? Non mi tirerò mai indietro. Ragazzi, affrontiamo questo Electrode. Ammetto che hai un certo fegato. Ma senti, ascoltami bene. Indugiare contro Electrode significa lasciarci le penne. Non dobbiamo indugiare, ok? Vediamo cosa succede. E avviso che poi dal prossimo episodio mi cambierò nuovamente i vestiti. Anche se questo non c'entra molto. Ragazzi, siamo pronti per affrontare Electrode, il re della montagna. E attenzione, perché in questo gioco ha una forma diversa. Cascano i Voltorb dall'albero. E arriva Electrode di Hisui. Al contrario. Re delle grotte, Electrode. Wow. Parte la sfida contro Electrode. Allora, come va affrontato? Oddio, ma cascano i Voltorb. Oddio. Oddio, via. Mamma mia, ragazzi, deve essere tremendo affrontare questo coso. Già lo so. Mamma mia. Dobbiamo stare attenti perché ci seguono le palle. Oh mio Dio. Non so come sto facendo a schivare tutto. È che non posso correre. Non dobbiamo indugiare, quindi. Ma come faccio a colpirlo se continua a mandarmi tutte queste scariche? È impossibile! Non mi danno il tempo. Ma perché non posso correre? Sta per esplodere! Ok. Vai, Teflusion! Affrontiamolo. Perché colpirlo con le sfere, ragazzi, è pressoché impossibile. Tuono! Madonna, è anche più veloce. Lancia fiamme potente. Proviamo, ragazzi, a bruciarlo, non lo so. Boom! Esploso. Meno male che con Teflusion ce l'abbiamo fatta, ma questa lotta durerà tantissimo, già lo so. Lanciamogliene il più possibile. Vai, 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 vai! Oh, via! 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 Queste sfere sono assurde, ragazzi, vanno alla mia stessa velocità. Sono veramente fuori di testa. Riaffrontiamolo. Niente. Non me lo fa affrontare. Via. Qua ragazzi è tutto un gioco di tasti, eh. Tutto un gioco di abilità. Cercherò di non farvi tagli. Tutto un gioco di abilità, solo abilità. Sto concentratissimo. Un po' lo sto colpendo, eh. Dovete... Oddio! Andiamo via prima che esplode! Via! Via prima che esplode! Oddio! Oddio! Devo dire che queste battaglie sono divertentissime. Ok, è esploso. Ora devo lanciarli contro il mio... Ok, Teflusion. Sono divertentissime queste battaglie. Dovevano essere così difficili sin dall'inizio. Sono molto dinamiche. Mi sta prendendo tantissimo. Peccato, peccato che non ce ne siano tante durante il gioco. Comunque, proviamo con Ursa Luna, perché comunque dovrebbe essere sempre di tipo... elettro, no? Infatti, ragazzi, gli ho levato pochissimo. E infatti lui mi fa male. Energipalla! Sto coso con l'attacco speciale sarà una bestia incredibile. Proviamo con Sliggo. Dopo, ragazzi, non ho più Pokémon, eh. Mamma mia. Andiamoci di acido bomba potente. Devo levarli il più possibile. Vai. Perfetto. È super efficace, ovviamente, Sliggo. Vai.
C'ha tante debolezze comunque. Vai, 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 prima che esplode di nuovo. E ora che fa? Attenzione perché non capisco cosa sta cercando di fare. Non vorrei che ha qualche nuova mossa che non si può schivare in nessun modo. Questa, ragazzi, ve la dovete giocare tutta di Pokémon. Perché giocarvela... giocarvela di sfere Zen è difficilissimo. Sta completamente impazzendo. Oh, quella sfera blu che cos'è? Che cos'è quella sfera blu? Via! Via! Via, ragazzi, più veloce, più veloce! Via, non ce la faccio, non ce la farò mai! Non ce la farò mai! Vai via! Oddio, ce l'ho fatta, non ci credo! Oh... ragazzi, non posso lanciargli un altro Pokémon. Ah no, aspetta, io ho i revitalizzanti. È vero che si possono usare a partita. Che tonto. Me ne ero completamente dimenticato. Anche se ho ancora Sligo, ma è troppo di basso livello. Devo riusare o Ursaluna o Vesuvio. L'ultima è stata tosta, ragazzi, vi dico la verità. Forse ce la faccio ancora? No, niente, ho perso l'occasione. Che io sia dannato. Ok. Non mi devo distrarre, non mi devo distrarre. Se fosse una Nuzlocke io non dovrei mai farmi colpire, il che sarebbe abbastanza divertente. Se fosse una Nuzlocke però. Questa non lo è, ma il mio spirito competitivo mi dice: ehi Federic, non farti colpire. Oh no, ancora quella sfera blu. Mamma mia. Ok, posso anche non... attenzione che esplode. E ora vai. Ci vado di Typhlosion. Perfetto. Emozionante. Molto emozionante. Adesso lui mi farà tuono. Anzi no, tuono onda. Non me l'aspettavo. Questa lotta sta durando tantissimo, ma non mi sta colpendo. Ricordo ragazzi, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando un bel pollicione all'insù, un commentino qui sotto scrivendomi se voi l'avete sconfitto o avete avuto difficoltà. E ovviamente iscrivetevi al canale. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta, dai, 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 mancano poche sfere Zen. Vai, ne mancano poche, non mi devo distrarre adesso. Vai. Adesso è fondamentale non distrarsi, eh. Vai. Mancano le ultime. Sta quasi per esplodere. Vai. Le ultime. L'ultima. Manca l'ultima sfera. L'ultima sfera. L'ultima. Preso. Sì. Dai. Bellissimo, ragazzi. Bello, 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 bello. Mi ha tenuto colpo dietro colpo alle strette. È stato veramente emozionante. Wow! Stupendo! Abbiamo ottenuto la lastra saetta. Lastra di pietra di tipo elettro. Stupenda! Chissà cosa dice. Che disastro! È vero. Ho collaborato alla creazione di quelle sfere Zen. Ma ora che abbiamo perso la protezione del sommo sinno, mi rimane solo una gran tristezza. Ma perché? A me sembra che Electrode sia sollevato. Ora che non soffre più. Oh, andiamo, Demon! Dici così solo perché è questo che vuoi credere? Te lo dico io. No, non me ne faccio nulla delle tue prediche. Bello mio, che pensi di fare se il sommo sinno se la prende con noi, eh? Arrivato a destinazione in orario. Oh, c'è anche Andy. Top. E tu perché sei tornato? Scortare Federic nel suo viaggio mi è stato estremamente utile. Credo di aver recuperato parte dei miei ricordi. No, che figo! Si tratta di fatti relativi al mondo in cui immagino vivessi prima di perdere la memoria. Ah, gran parte degli esseri umani laggiù è solita catturare i Pokémon e coltivare con loro rapporti di sostegno reciproco. Tra loro vi sono persone particolari, note a tutti come allenatori.
vale a dire esseri umani che, mettendo alla prova se stessi e i propri Pokémon, si impegnano con assiduità per arrivare alla destinazione scelta. Così facendo, gli allenatori raggiungono via via maggiore intesa, non solo con i propri Pokémon, ma anche con le persone e i Pokémon che affrontano. Persone e Pokémon possono intraprendere insieme percorsi altrimenti preclusi. Se ci ostiniamo a ritenere di non poter essere alla loro altezza, o a temerli, più del necessario, il progresso resterà per sempre fuori portata. Avete capito? Sta spiegando che prima o poi umani e Pokémon dovranno per forza collaborare, altrimenti non ci sarà progresso. Capisco. È lo stesso tuo mondo, Federic? Io non ricordo. Unire le forze con i Pokémon, eh? Ne saremo davvero capaci? Viste tutte le difficoltà che stiamo avendo con i Pokémon regali? Tutta questa storia, forse è proprio un modo per metterci alla prova? Oh, capisco! Ora mi è tutto chiaro. Non sono solo i Pokémon a dover essere forti. Anche l'incredibile meglio deve migliorarsi e diventare abbastanza forte da riuscire a guidarli e farli diventare imbattibili. E il giorno in cui avrò fatto onore a questo proposito, il Sommo Sinnoh sarà colmo di gioia. Demon, parlami di nuovo degli insegnamenti del Sommo Sinnoh tramandati nel nostro team. Ok, apri bene le orecchie. Non darti pena, non cedere alla rabbia. Sii per ogni creatura un amico fidato. Non darti pena, non cedere alla rabbia, poiché quando il Sommo Sinnoh è in pena, il tempo arresta il suo corso. Fantastico, complimenti. Ognuno di noi, impegnandosi con assiduità, arriva di certo alla destinazione scelta. Ma la tua destinazione, Federic, è il prossimo re. Ora mi congedo definitivamente e faccio ritorno al villaggio Giubilo. Mi auguro che il tuo esempio possa mostrare alle genti di Isui che i Pokémon non vanno temuti. I Pokémon non sono affatto creature pericolose. Con il tuo permesso mi avvio. Soruan attende il mio rapporto. Quindi non faccio il rapporto ma lo fa lui al posto mio? Chi lo sa? Va bene, vediamo cosa succede. Una pericolosa scalata. Ok, abbiamo solo da riferire a Soruan quanto è successo? Ovviamente dovrò catturare molti altri Pokémon qui. E a dire il vero, a ogni termine episodio del re, io mi fermavo e mi dedicavo alla cattura dei vari Pokémon in questa landa. Ma qui ragazzi abbiamo già fatto tantissimo. Ovviamente questa sera continuerò a catturare tutti i Pokémon di questo percorso. Alle pendici del Monte Corona ci sono veramente una marea di cose da fare. Ma non è arrivato il momento, perché ho ancora un po' di tempo. Io andrei a fare apporto a Soruan. Che ne dite? Sfruttiamo questi minuti per portarci avanti, no? E guardate qui, abbiamo degli altri segni. È disseminata da questi segni. Tutta Sinnoh è disseminata da questi segni. Troveranno mai una risposta? Anche se io sono molto curioso di raggiungere il tempio lassù. Vediamo un po' come siamo andati e torniamo al villaggio. Dopodiché termineremo l'episodio. Vai, facciamo rapporto. Ripeto, continuate a catturare Pokémon qui, ok? Com'è andata questa avventura? Abbiamo catturato un sacco di Pokémon nuovi, tra cui Gible. 21.000 poche dollari. Abbiamo fatto notevoli progressi, molto interessante come vedete. E finalmente ci ha aggiornato il Pokédex. Wow, ci siamo portati parecchio avanti, eh? Sì. Qua ragazzi avrò modo di portarmi veramente tanto avanti con il Pokédex. Benissimo. Torna al villaggio da Soruan. Ci sono talmente tante missioni secondarie da fare che non so nemmeno da dove iniziare. Vediamo se riusciremo a salire al grado 6. Sinceramente ci spero. Sì! Grado 6! Benissimo! Olè! Sono stato bravo, eh? Al grado 6. Sì, ce la facciamo. 6 su 10. Devo dire che mi è andata parecchio bene. Riesco a salire anche al 7. Ora possiamo usare le Ultra Ball e tutti i Pokémon ci ubbidiscono fino al livello 80. Pozioni Max. Bene. Ora abbiamo tutte e due le ricette, sia per le Ultra Ball sia per le pozioni Max. Quanto mi manca per il grado 7? 2690 punti.
Nemmeno troppo. Però per essere arrivato al 15° episodio con il grado 6, devo dire che sono stato abbastanza bravo, no? Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio, che immagino uscirà domani, no? Quindi un bel mi piace, un commento, l'iscrizione. Ci vediamo questa sera sul mio server Discord. Passate, il link è qua sotto ed è completamente gratis. Parlare con me, lo ricordo. Fatemi sapere se siete riusciti a battere Electrode. E nulla. Ciao allenatori, grazie per essere rimasti anche oggi qui con me. È stato un episodio veramente divertente. Bacini.